Buon dì, cari amici della Maratona Veneta, la parola è ancora un parente. Chi è questo Zarman? O come che si può dire, per esempio, nel Veneto orientale o nel veneziano, il Zerman. Se lei è in femminile, è la Zarmana o la Zermana. Chi è questo qua? Verso 2 secondi per pensare che chi potresti essere? Ecco. Che parola vi viene in mente? Una persona una volta mi ha detto che ho visto questa parola qua, ha detto mi viene in mente Hermano in coso in spagnolo, che vuol dire fradeo. No, però levi sì. E il termine qua vuol dire cugino, no? E sarebbe mio cousin. Mi raccomando che se scriviamo con la S bivalente italiana, in Veneto viene fuori il cousin. E ora, se il cousin se dorme, sul cousin, insomma, se sogna a carte, o fa che vuoi, insomma, però se la roba è differente, va bene? Boh. Allora, Zarman, Zarmana, cousin o cousina, e se considerai due sinonimi, sto qua che insomma all'italiano cugino, ma se pensi all'inglese cousin o anche al francese, compagnia cantando, e anche altre lingue. A vedi insomma questo termine è conosciuto da tutti quanti, invece quello specifico veneto, quello particolare, è proprio qua, Zarman. Per esempio lo opera anche spesso Goldoni sulle sue commedie. Zarman è il cousin, perché che rapporto che c'è tra il concetto di cousin e il termine veneto Zarman, che vuol dire la stessa roba di cousin per estensione, e il fatto che la stessa raisa che ha dato Zarman in Veneto ha dato Hermano in coso in anche irmão in coso in spagnolo e anche in portoghese. Cos'è un rapporto? Ecco, sai che roba vuol dire fradeo e el Zarman in Veneto e lo dice anche il Boerio e se il cousin del primo grado donca i do Zarmani ise fioi de chi ise ognun fioio de do fradei, donca i sarmani, i cugini sarmani, i cancaditi, i cugini fratelli, seria, no? Invece quelli del secondo, terzo livello, quelli sono proprio i cugini propriamente detti. Boh, cugini o cugini, diciamo adesso, ma cugini sarebbe quello più corretto. E ora, esarman e seria, esarman e esarmana, i fioi de sossorea o de soffradeo del nostro mare o del nostro pare. Tutti gli altri cugini che sei più sotto, diciamo de linea più distante, quei sei cugini vero e proprio. Vabbè? In realtà il termine sarmai viene para abbastanza, diciamo, per chi che d'opera e ga sostituito alla veneta cusin, però sta qua sarebbe la sua origine e la sua partenza. Vedi io che delle volte la differenza che c'è tra un termine, non solo magari se perché caschiamo in te l'italiano e non dopareremo più il termine veneto, ma delle volte il termine veneto viene se du perché i disegni in realtà do robe lievemente differenti. E niente che non abbiamo studiato abbastanza la nostra lingua perché non è stata possibile, ma adesso finalmente se è possibile. E rischiamo di dire, ah, Vito, se parole messe a caso, ognuno fa come che vuoi, se tu tu stesso. No, basta andare un pochettino più a fondo, come quando che vedi una pianta, no? Che te vedi due rame diverse, dici se due piante differenti. No, ma se ti deve scavare un pochettino, te ti accorgi che parte tutte e due nello stesso succo. E ora non se mi è una pianta differente, ma se due rame, due butti, diciamo, che vieni fuori dalla stessa pianta. Va bene? Boh, anche Paco con il nostro Sarman. O Sarmana che abbiamo fatto, la nostra maratona veneta si arrivava al numero 77, che ne manca 23, niente se vediamo domani. Ciao ciao!